Buongiorno e buona Pasqua a tutti quanti. Siamo sul giorno di Pasqua e finiamo la nostra serie di predicazioni che parla della preghiera. Come consuetudine durante questa serie di predicazioni, voglio cominciare con una domanda. Con che cosa, se ascoltate musica, con che cosa la ascoltate? Con che cosa ascoltate la musica? È una domanda, eh? Ok, con l'unico tramite un lo smartphone, un MP3 o qualche cosa del genere. Si dice che si stima che circa il 45% delle persone al mondo ascoltino musica con queste cose qua, con lo smartphone. All'epoca mia si ascoltava in tutt'altra maniera. C'erano dei impianti stereo, grandi casse, noi abbiamo a casa una specie di utile ormai che sta lì da chissà quanto tempo, non l'abbiamo più acceso. Ma giustamente, come diceva Clara, ascoltiamo sì con l'MP3, con i cellulari, ma soprattutto lo ascoltiamo con queste qua. E chiaramente una delle caratteristiche principali di queste cose qua, che si chiamano, come si chiamano questi? Cuffiette. In realtà sarebbero auricolari, ma in italiano noi le chiamiamo, una delle caratteristiche delle cuffiette è che come le metti, si intrigheranno sempre. Allora, queste si mettono chiaramente nelle orecchie e senti la musica. Un tempo la musica si ascoltava in una maniera differente, come ho detto, si ascoltava con stereo a casa, per cui se tu volevi parlare con la persona che stava ascoltando qualcosa, era molto semplice, entravi in camera, dicevi oh, e quello si girava e diceva e ora com'è? Ormai è diventata una cosa abituale avere per casa persone che vagano con queste messe qua, così, chiaramente già si sono intricate, le avevo appena stricate adesso, ok. C'è qualche cosa di maligno, infatti ne parleremo, c'è qualche cosa di maligno nelle cuffiette. Posso dire, esci da questa cuffietta. Che cosa succede? Che tu c'hai per casa, tutte le persone stanno così, connessi, così, ok, e vedi persone che fanno così, che possono pagare per ore così. Tu stai nella stessa stanza, fisicamente, nello stesso posto di corpo e non stai con le stesse persone. Perché? Perché per avere contatto con una persona che vaga per casa con le cuffiette è praticamente impossibile. Io più di una volta faccio dei lunghi discorsi, molto spesso a mia moglie, per realizzare che lei aveva le cuffiette e non ha sentito assolutamente niente. Tra l'altro mia moglie, le ho regalate io, c'è un tipo di cuffietta non escalzola che cancella il rumore, per cui tutto quello che viene da fuori non viene proprio percepito, figuratevi se vengono percepite le parole del marito. Però che comporta questo? Che vivi assieme alle persone, ma non è scontato che con quelle persone con cui tu vivi riesci ad avere un contatto. Ora vorrei fare un piccolo esperimento, mi servono Matteo e Lucia. Allora, se venire qua davanti, aspetta che tira fuori lo smartphone, Matteo, questo lo mettiamo un attimo qua. Allora, tu usi le cuffiette, Lucia? No, benissimo, quella che mi serve. La metti? La cosa è molto semplice, adesso Matteo ti metterà della musica a un volume abbastanza elevato, ho detto elevato, Matteo, e io ti dirò delle cose. Ok, fai partire Matteo.
Aspettiamo un attimo che la musica va un po' in ordine. Lucia, mi vai a prendere un bicchiere d'acqua, per favore? Non sai. Lucia, potresti prendermi un pezzo di carta, perché almeno ti scrivo qualcosa? Lucia, vorrei darti 100 euro, va bene? Lucia, ti hanno incidentato la macchina qua davanti. Lucia, sta telefonando a tuo figlio. Nota per voi dell'audience e quelli che stanno qua guardando e sentendo tramite podcast. Volume, cantateci piano, perché potete fare veramente male era 30 secondi, ma... Allora, che cosa è successo? Prego, grazie Lucia, grazie Matteo. Che cosa è successo? Io ho chiesto delle cose molto semplici a Lucia, vero? Ho chiesto un bicchiere d'acqua, io ho chiesto prendermi un pezzo di carta perché volevo scrivere una bella lettera di ringraziamento, le ho detto che gli avrei dato 100 euro, gli ho detto che avevano telefonato da casa, gli ho detto che avevano avuto che c'era la sua macchina e gli avevano dato una botta qua davanti, e non ha sentito niente. Stava qua insieme con me, ma non poteva ascoltare. Cosa abbiamo visto con questo esperimento? Abbiamo visto due cose, che non è tanto importante chiedere, ma che dobbiamo avere quando chiediamo qualcuno che ci ascolta. Sapete, da quanto sono state inventate queste cose qua? Stima, da quanto? 10, 15, 20 anni, 30 anni, 40 anni? Queste qua, forse voi non lo sapete, queste sono state inventate il giorno della creazione. Perché dico questo? Perché noi queste cuffiette che non ci fanno sentire assolutamente niente, ce le siamo messe praticamente qualche giorno dopo, qualche tempo dopo che il Signore ci ha creato. Che cosa è successo? Adesso vi spiego. Che all'inizio noi stavamo in un posto bellissimo che si chiamava non per niente Eden. Il Signore ci aveva dato tutto quanto. Ci aveva offerto le cose più belle, ci aveva fatto vivere in un posto dove non c'erano malattie, dove c'era prosperità, dove dalla terra nasceva tutto quanto, ci aveva reso giardinieri, custodi di questa creazione. Ma che cosa è venuto? È venuto il serpente e ci ha detto: senti qua, e ci ha messo due cuffiette per farci sentire quello che voleva lui. È apparso così che vivessimo assieme al nostro padre senza mai più sentirlo. Questo si chiama peccato. Non per niente lo scelte nere. Ci ho messo tempo per trovare le nere. Ogni tanto, quando abbiamo bisogno, ma proprio veramente bisogno del padre, allora proviamo a levarcele queste cuffiette e cerchiamo di ascoltarlo mentre mi serve. Questo è Ezechiele, versetto 30, capitolo 33, da 30 a 33. Il tuo popolo discorrono di te presso le mura, sulle porte delle case, parlano l'uno con l'altro, e ognuno con i suoi fratelli dicono: venite, prego, ad ascoltare la parola che proviene dal Signore. Ecco, tu sei per loro come la canzone d'amore di uno che ha una bella voce, che sa suonare bene. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Alla fine, dopo tanto tempo che sentiamo queste cose nelle nostre orecchie, che Satana ci fa sentire, togliamo le nostre cuffiette, ascoltiamo la voce del Padre, ma non la comprendiamo più, non la capiamo più. Ora, Dio per noi è un padre, lo sappiamo. Come faresti con un figlio del genere? Un figlio che quando ascolta non ascolta, e anche se ascolta non capisce. Un figlio che tu gli dici di fare una cosa come gli chiedeva Lucia e non ti obbedisce. Un figlio così, sinceramente è molto difficile da amare. Non si fa da amare un figlio così. Ma com'è il nostro padre Dio? Mi dai la prossima. Salmo 89, dal 21 al 34. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno,
seguiranno i miei decreti. Se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandamenti, punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa. Ma non annullerò il mio amore. Non annullerò il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Dio è un padre diverso, è un Dio che pure punisce le nostre trasgressioni, perché è giusto che puniscano le nostre trasgressioni. Così come noi, quando siamo stati padri e madri, abbiamo punito le trasgressioni dei nostri figli, perché? Perché li volevamo bene. Ma Dio dice che non annullerà mai, così dice, non annullerò il mio amore. La parola in originale ebraico è proprio non porterò a zero, non porterò a zero, non varierò la quantità, nel senso che non è che Dio, perché siamo peccatori, ci ama di meno, anzi tutt'altro. Dio è diverso come padre, non ha nulla del suo amore e rimane fedele al suo compito di padre, rimane fedele e rimane fedele e non chiude del tutto, si va a mettere in una stanza e chiude la porta, ma rimane lì. Ora, nell'antichità la porta era costituita fisicamente, perché si doveva prevedere, da quello che si chiamava cortina, che era una tenda, ma non una tenda, era una tenda spessa così, era una serie di strati, strato dopo strato dopo strato, strato di stoffa, che scendeva e separava nel tempio, prima nel tabernacolo che era il tempio mobile, ma poi nel tempio di Gerusalemme, separava il resto del tempio dove venivano fatti i sacrifici dal luogo santissimo, che era il posto dove fisicamente Dio si rivelava ad un uomo solo, che era il sommo sacerdote, che entrava una sola volta all'anno dentro là, e come più di una volta abbiamo detto doveva fare una serie di abluzioni, purificazioni, perché se entrava e era impuro, Dio lo fulminava al momento. Dio voleva togliere questa cortina. Dio non voleva restare dietro la cortina, ma voleva che la porta della stanza fosse aperta e che i suoi figli potessero di nuovo sentirlo. Ma il vero problema, anche se avesse aperto la porta, anche se avesse tolto la cortina, il problema erano le cuffiette. Avremmo avuto comunque le cuffiette del peccato. Avremmo avuto comunque qualche cosa che ci isolava dalla sua santità e dal suo insegnamento e dai suoi consigli. Però Dio aveva un progetto, ed era questo. Geremia 31:33. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, ed io sarò loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nessuno istruirà più il compagno e il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti vi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò del loro peccato. Non so quanti di voi sono padre che sono madre, ma una delle cose che mi ricordo, era la mia gioia più grande quando i miei figli erano piccoli, era di arrivare a casa e di sentire le loro voci, di parlare con loro, di scherzare con loro. Lo è tuttora una gioia quando li ho a casa. Amo stare assieme a loro, amo ridere assieme a loro, amo fare le cose assieme a loro, amo vedere dei film e commentarli assieme a loro, amo stare insieme a loro. Avete fatto caso alle parole che ho usato? Parlare, sentire, ridere, chiedere. Noi mettiamo tutto questo in una sola parola, che si chiama pregare. Quando noi preghiamo al nostro Padre, noi sentiamo il Padre, parliamo col Padre, chiediamo al Padre, abbiamo gioia assieme al Padre. Tutto questo si chiama pregare. Dio bramava sentire di nuovo la nostra voce, perché la nostra voce era bloccata, non gli poteva arrivare. Dio non l'accettava più perché eravamo troppo impuri, ma voleva tornare a ridere, a scherzare, a parlare assieme a noi. Ma tutto questo era impossibile, perché c'era il peccato che attappava le nostre orecchie. Era necessario che ci fosse qualcuno che fosse venuto, uomo, che non avesse avuto questa
nelle orecchie. Nell'ultimo discorso di Gesù ai propri discepoli, dal versetto 14 al versetto dal capitolo 14 al versetto al capitolo 17 di Giovanni, Gesù per sei volte dice che lui parlava loro al Padre, nel senso il Signore parlava dei suoi discepoli al Padre, ma a un certo punto, nella prossima Giovanni 16, dice che non sarà più necessario che lui parli al Padre di loro. Giovanni 16 dal versetto 26 al 27. Allora potrete pregare nel mio nome e non ci sarà bisogno che sia io a chiedere al Padre per voi, perché lui stesso vi vuol bene, perché voi avete voluto bene a me e avete creduto che provengo dal Padre. Come sarebbe avvenuto tutto questo? Fisicamente, come sarebbe potuto avvenire questo miracolo di togliere da noi le cuffiette del peccato? Vorrei vedere assieme a voi un filmato che la nostra chiesa ha prodotto qualche tempo fa con una canzone di Corrado Salmè e con alcuni spezzoni del video di un programma televisivo che si chiamava La Bibbia del Bible. Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue. Peccati ha perdonato ed io dichiaro, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, non c'è nessuna come il mio Signore, morto per me al posto mio, risuscito. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì peccati hai perdonato ed io dichiaro, Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome.
risuscito. Giorno, alleluia, lui ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. Alla potenza del sangue che Cristo ha versato sulla tua croce. Oppure sei venuto qui con un cuore dubbioso, con una sensazione che non è possibile parlare con tuo padre, che questo padre è un padre distante, un padre che forse non c'è nemmeno, con un cuore pronto a crescere e ascoltare la voce del padre, o con un cuore riluttante che non vuole sottomettersi e crede che un padre, se c'è un padre lontano, è distaccato. Sei venuta con un cuore di chi ha capito che la salvezza è portata dalla mano di Cristo, o con un cuore deluso perché magari ti aspetti qualche cosa di diverso, di più complicato, qualcosa di più complesso, dei riti speciali per poter essere purificati, che so io, una scala da percorrere in ginocchio per ottenere delle benedizioni, delle grazie extra. Mi spiace, la salvezza è tutta qua. In un figlio che si rende obbediente al padre, tanto da soffrire e morire al posto tuo. E dalla prossima. Salvezza è tutta qua. Romani 10, 9. Se con le labbra dici agli altri che Gesù è il tuo Signore, credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dalla morte, sarai salvato. È tutto qua la salvezza, è tutta qua la Pasqua. È semplice. Ma la Pasqua è soprattutto in quella. Sì. In quelle due azioni che Gesù ti chiede di fare oggi, di fare adesso, ma le devi fare con le tue labbra, ma anche col tuo cuore. Una parte con la razione, una parte con la sezione razionale di te stesso, una parte con la sezione emozionale di te. Se credi che Gesù è realmente venuto per farti dire di nuovo la voce del Padre, se credi che è risuscitato dai miei morti,
per cancellare il rumore del peccato, per strapparti le cuffiette che ti avevano fatto sentire le parole di Satana fino ad adesso. Tra poco ti chiederò di fare una cosa fisica, di girarti verso uno o più di uno al tuo fianco e di dire: Gesù è il Signore. Questo te lo chiederò tra poco. Forse hai già fatto questo passo in passato, forse già l'hai fatto, già hai detto: Gesù sei il Signore della mia vita. Ma è un buon promemoria. Paolo lo dice: se con la bocca hai confessato e col cuore hai creduto, fa che dal tuo cuore escano delle azioni, delle parole. È un buon promemoria. Se tu non l'hai mai fatto, ti prego, non uscire da questa stanza senza aver confessato a qualcuno che Gesù è il Signore della tua vita, che Gesù è il Signore della tua esistenza. E Gesù prenderà queste parole e le trasformerà in fede che arriveranno nel tuo cuore. Adesso ti chiedo di girarti verso qualcuno che hai a fianco. Se non sei a fianco con qualcuno, mettiti a fianco con qualcuno. Gesù è il Signore della mia vita. Fatelo. La croce, io starò contemplando la grandezza del tuo amore, cantava Corrado Salvo. Metti la tua vita ai piedi della croce, metti la tua vita ai piedi della croce e ricevi la grazia del tuo cuore. Prendiamo la grazia. Grazie Signore Gesù per quello che hai fatto per noi, grazie per la Pasqua, grazie per la tua resurrezione. Grazie per aver tolto la musica orrenda che continuava a suonarci nelle orecchie e che ci isolava da tuo padre. Se tu che mi hai ascoltato, sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, tu sei il Signore della mia vita. Gesù, tu sei il Signore. Io ti sottopongo tutta quanta la mia vita. Voglio seguirti, voglio adorarti, voglio abbracciare tutto quanto di te. Voglio mettere ai piedi della tua croce tutte le mie preoccupazioni, tutte le mie sofferenze, tutte le mie malattie, tutto quello che c'è di peggiore in me, così che tu possa portarmi via nella potenza della tua resurrezione. Io voglio fare questo, Signore Gesù. Te lo prego nel tuo santo nome, nel giorno in cui io ricordo che tu sei realmente risorto dai morti. Amen. Mm-hmm.